Diciamo è una serata di discussione molto interessante, quindi ringrazio davvero Alessandro, che è l'autore di questo impegnativo lavoro, per essere qui con noi. E sicuramente ci sarà modo dopo di fare una presentazione più approfondita del libro. Voglio solo dire in apertura che è estremamente interessante anche la genesi un po' del libro. Sia per i contenuti, se li paragoniamo anche alla giovane età dell'autore, sia anche nel modo in cui è stato costruito, quindi attraverso un meccanismo di ricerca, ma poi soprattutto una prospettiva di pubblicazione che parte con questo libro e che continuerà. Poi sicuramente l'autore appunto approfondirà meglio questo aspetto. Se non ricordo male, per il libro è stato messo in piedi anche un progetto di crowdfunding che ha aiutato appunto alla sua realizzazione. Tutto questo ci parla, oltre ovviamente che delle capacità analitiche, organizzative di chi ha lavorato a quest'opera, anche di un bisogno, di un'esigenza, un bisogno di tornare ad approfondire, ad affrontare alcuni temi nevralgici della storia del mondo moderno e contemporaneo, e che invece troppo velocemente, dopo la crisi dell'89, qualcuno voleva relegare nella, diciamo così, nello sgabuzzino della storia. Il tema che mi è stato affidato è ovviamente impossibile da affrontare in maniera analitica in breve periodo, quello del socialismo appunto in una prospettiva storica. Per cui proverò a dire alcuni punti, a enucleare alcuni punti di riflessione, anche partendo da alcune considerazioni che sono appunto contenute nel libro. La prima è questa, e che è in qualche modo emblematico: tutta la riflessione di Marx, appunto il nucleo della riflessione di Marx, si basa sull'idea che il socialismo si sarebbe affermato nei paesi a capitalismo avanzato, dove più diciamo sviluppate erano appunto le forze produttive, più tecnologicamente avanzati erano i paesi, e dove si sarebbe potuto cogliere più facilmente i frutti dello sviluppo economico per una diversa anche ridistribuzione di queste risorse. E pertanto, quando invece ci si è trovati di fronte a situazioni completamente diverse, cioè dove in qualche modo i processi di rottura rivoluzionaria avvenivano non nei paesi a capitalismo maturo, dove anzi le rivoluzioni venivano sconfitte, come il caso appunto della Germania, in qualche modo questa riflessione è stata innestata appunto dal pensiero di Lenin, il quale con la teoria generale, appunto la teoria dell'imperialismo, analizza come le economie nazionali, le economie dei singoli stati, siano in qualche modo legati come anelli appunto di una catena unica dell'economia mondiale, e la rivoluzione, quindi gli elementi di rottura, avvenivano lì dove invece questo anello era più debole. Quindi era più arretrato dal punto di vista economico, ma lì dove maggiori erano appunto le contraddizioni sociali che si manifestano. Non a caso Gramsci parlerà, pensando alla rivoluzione d'ottobre, parlerà di rivoluzione contro il capitale, quasi appunto a smentire quelle che erano alcune delle premesse del pensiero di Lenin. Ma la riflessione del pensiero di Marx, scusate, ma la riflessione di Lenin è soprattutto interessante perché per tutta una certa fase, che è poi la fase finale, ma anche negli scritti subito dopo la rivoluzione, comincia a manifestarsi una riflessione sul tema della rivoluzione, sul tema della costruzione del socialismo, che in qualche modo contraddice una sorta diciamo così, di lettura del tempo che vedeva il capitalismo come l'avvento del socialismo come una rottura rivoluzionaria che in breve tempo avrebbe bruciato le tappe della storia. Questo
per un certo aspetto è stato assolutamente così. Se noi pensiamo a quelle che erano le condizioni della Russia zarista e le condizioni in cui si ritrovano i bolscevichi quando prendono il potere e lo proiettiamo anche solo di 30 o 40 anni, noi troviamo delle condizioni assolutamente completamente diverse, cioè l'uscita da una condizione in qualche modo feudale, ma appunto l'idea di una di un socialismo maturo che si afferma e che si in qualche modo si abbraccia appunto tutto il mondo, ovviamente questo aspetto viene a viene a essere smentito dalla realtà storica. E quindi la riflessione di Lenin è interessante perché ci parla appunto del processo di costruzione del socialismo come di un lungo processo storico, di un processo che abbraccia un'intera epoca storica, che quindi non può essere consumata soltanto nell'aspetto, come dire, dirimente dei primi periodi subito dopo la rivoluzione, anche perché c'è bisogno di costruire una nuova classe dirigente, proprio quella classe dirigente che per secoli è stata esclusa dalla direzione generale delle imprese, dell'economia, dello Stato, deve sapersi formare alla direzione generale del paese e dell'economia. La famosa espressione di Lenin della cuoca che dirige lo Stato, dove appunto dentro questo percorso c'è proprio il percorso di formazione di un'intera classe politica e sociale, la formazione dei subalterni alla direzione generale complessiva dello Stato. E allora tutte queste riflessioni che sono ricchissime e molto proficue, anche se purtroppo anche spezzate dalla malattia e dalla morte di Lenin, ma che hanno una loro maturità in tutti gli scritti sulla nuova politica economica, sono delle riflessioni che poi vedremo riappariranno ad altre latitudini del mondo e del globo, e che mantengono tuttora un elemento di ricchezza e di analisi veramente straordinario. Ma prima di affrontare questo punto voglio inserire un altro argomento spot, e cioè noi siamo stati abituati soprattutto dall'89 in avanti a essere bombardati da un assioma in base al quale socialismo in qualche modo era sinonimo dell'Unione Sovietica e soprattutto dell'Unione Sovietica dell'ultima fase, perché tutto questo serviva a dimostrare che il socialismo era in qualche modo un'esperienza fallimentare, perché appunto l'Unione Sovietica era stata sconfitta, mentre il capitalismo ha abituato masse sterminate di persone in giro per il mondo a differenziare, per cui noi siamo abituati a ragionare in termini di modello appunto di modello capitalista con caratteristiche tayloriste, oppure di modello capitalista renano, oppure del capitalismo italiano, quindi tutte le eccezioni sono in qualche modo contemplate. Quando si parla di socialismo e di comunismo, la tendenza ideologica fondamentale è quello di schiacciare tutto sugli aspetti finali appunto dell'esperienza sovietica e sulla sconfitta. Beh, invece dobbiamo prendere atto di un altro aspetto, e questo libro è davvero un contributo per affrontare un'analisi anche storica da un diverso punto di vista. E cioè che il bilancio che traiamo del XX secolo e del Novecento non è il secolo in cui il comunismo è stato sconfitto, in cui le esperienze storiche che si sono in qualche modo rifatte all'ottobre sono state sconfitte. Tutt'altro, è il secolo in cui il comunismo ha mosso i primi passi, in cui le esperienze socialiste si sono affacciate nell'agone della storia, cambiando in maniera incredibile i rapporti di forza, i rapporti di classe nel mondo, e nonostante le sconfitte, gli arretramenti e anche appunto le sconfitte storiche, come il caso dell'esperienza sovietica, i semi
di questo nuovo percorso sono stati gettati in giro per il mondo, e per cui esperienze che oggi si richiamano a questa storia, che sono l'esperienza cinese, l'esperienza vietnamita, l'esperienza cubana, le fasi di transizione che diversi paesi hanno coreana, che hanno abbracciato ripartendo dalla storia del Novecento, dall'esperienza sovietica, c'è questo continuum e questo filo che noi appunto consideriamo legato e non assolutamente stracciato. Per cui è questo il punto di ripartenza che noi proponiamo, ed è per questo che una riflessione sull'ottobre nel centenario, una riflessione sul marxismo e sul socialismo nel mondo contemporaneo e contributi come il libro appunto di Pascale hanno una loro attualità, perché non stiamo parlando di un'esperienza storica conclusa, non stiamo svolgendo un dibattito storico sul Medioevo che in qualche modo ha trovato una sua compiuta fine, ma stiamo svolgendo una riflessione su un tema su cui il mondo oggi, seppur in forme con costrutti ideologici diversi rispetto a quelli del Novecento, si sta profondamente interrogando. E il ruolo dei paesi socialisti o in transizione verso il socialismo, come appunto il ruolo della Cina, ma non solo, abbiamo citato prima, sono lì a dimostrarlo. Anzi, già il fatto che noi utilizziamo l'espressione di transizione al socialismo, già in questo in qualche modo abbiamo fatto tesoro dell'esperienza storica, dell'esperienza della NEP, dell'esperienza di questi paesi. Ultimo tema che voglio trattare per non rubare appunto tempo e spazio agli altri relatori. C'è un aspetto fondamentale che è dirimente. Il mondo oggi si interroga su questo punto, e anche i fatti odierni del dibattito politico rimandano a questo grande tema. Tanto per appunto calarci nell'attualità, tutto questo dibattito che c'è stato in Italia rispetto alla giustezza o meno di adesione dell'Italia al memorandum per la Via della Seta, e l'opposizione che c'è stato da parte di un pezzo del governo, di un pezzo fondamentale dell'economia di questo paese, da parte degli Stati Uniti, tutti rimandano al tema, come dire, centrale appunto della ricomparsa di una dimensione multipolare del mondo. Qual è la differenza fondamentale rispetto al passato? E qui gli ultimi capitoli del libro lo affrontano in maniera molto, molto corretta e molto precisa. Certo, anche prima della Prima Guerra Mondiale c'era in qualche modo una condizione, un contesto multipolare. Solo che quel contesto multipolare era segnato dall'egemonia principale ed era appannaggio di paesi bianchi, occidentali, e dalle loro elite economiche e politiche che governavano quei paesi e quel contesto. Oggi, per la prima volta nel mondo, il centro del mondo sta per essere conquistato e occupato da un paese non bianco, non occidentale e guidato da un partito comunista, il che pone appunto il tema del socialismo non in termini né astratti accademici né in termini nostalgici, ma lo pone come tema del presente. E quindi l'analisi e le tecniche di come il capitalismo svolge la sua lotta contro questo diciamo processo storico, e i tentativi anche di egemonia culturale per contrastarli nei paesi a capitalismo avanzato rappresenta, credo, un tema nevralgico di discussione, e proprio per questo libro a me pare molto, molto importante. E chiudo su un punto. Guardate, la sfida è una sfida veramente epocale. L'altro giorno il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto: ci troviamo per la prima volta da 500 anni di fronte alla chiusura di un ciclo storico, che è quello segnato dall'egemonia occidentale sul mondo. Questa egemonia, questa diciamo sfida all'egemonia mondiale non viene ovviamente
più riproposta perché è cambiato il mondo, nel modo in cui veniva riproposta quando ci trovavamo di fronte a un mondo bipolare e allo scontro, diciamo così, tra il campo socialista e il campo capitalista. Questa sfida viene posta in termini diversi e, se volete, più pericolosi rispetto ai centri imperialisti occidentali, perché questa sfida ai paesi imperialisti si fonda sul primato della tecnologia e sullo sviluppo delle forze produttive. Non c'è più i paesi arretrati che lottano, o non c'è più soltanto i paesi arretrati che lottano per una loro emancipazione, che lottano per una fuoriuscita da una condizione coloniale. Oggi ci troviamo di fronte a paesi ex coloniali che, dopo aver liberato se stessi, portano a un'operazione di liberazione del mondo da un'egemonia occidentale, da un'egemonia bianca, e lo fanno innalzando il livello tecnologico, innalzando lo sviluppo del paese, innalzando le condizioni di vita della loro popolazione. Era un aspetto che nella sua dirompenza non accadeva, diciamo così, da secoli. E proprio per questo, appunto, la prospettiva storica con cui noi guardiamo al socialismo, sia in termini di bilancio dell'esperienza del Novecento, sia in termini di proiezione sul XXI secolo e sul futuro, deve essere fatta con questo, come dire, grandangolo storico e con questo giro d'orizzonte che ci permette di capire complessivamente come sta andando la dinamica del mondo. E lo ripeto forse per la 20ª volta, contributi di analisi in questa direzione non ce ne sono molti nel mondo, ma soprattutto non ce ne sono molti in Italia, e questo libro è prezioso perché, invece, contrariamente contrariamente al senso comune, prova a dare invece un contributo in una direzione diversa. Grazie per il compagno.